I bambini sono stati invitati a non recarsi casa per casa a fare il tradizionale dolcetto scherzetto la sera di Halloween e gli adulti sono invitati ora a non affollare i cimiteri in occasione delle festività dei morti dell'1 e del 2 novembre. L'appello arriva dalla comunità montana di Valle Camonica per voce del presidente Alessandro Bonomelli e dell'assessore alla protezione civile Massimo Maugeri. Un appello a nome anche dei sindaci della Valle Camonica, alcuni dei quali hanno emesso ordinanze e fatto appelli ai cittadini per cercare di contingentare l'afflusso di gente. L'invito nostro, in tutti i sensi, a Comunità Montana e BIM, è quello di evitare gli affollamenti e la messa del cimitero e fare in modo che all'interno di ciascun gruppo familiare si facciano delle scelte, si mandi una sola persona, e in questo modo riusciremo a garantire a tutti la possibilità di andare a messa davanti al proprio defunto, ma soprattutto riusciremo a garantire la salute di tutti i cittadini della Valle Camonica. L'appello non è quello di rinunciare a commemorare i nostri cari durante le celebrazioni dei santi e dei morti, ma di delegare una persona per famiglia a partecipare alla messa al cimitero, visto che comunque tutte le parrocchie hanno organizzato più messe in diversi orari, anche serali. Le messe continuano durante tutta la settimana, ciascuna parrocchia rinnoverà ulteriori messe, per cui c'è la possibilità di diluire l'afflusso che di solito viene fatto la domenica anche tutti gli altri giorni della settimana.